Sì, salve a tutti, ben ritornati su Storm Silver. Sono piazzato con una squadra quasi letteralmente KO, ma devo continuare a resistere e andare avanti, perché oggi non so, no, non oggi, cioè adesso non so tecnicamente cosa dobbiamo fare. Forse sì e forse no, non ne sono sicuro. Voglio solamente andare a controllare un paio di cose. Perché? Allora, tornando a Plumbeopoli, probabilmente posso andare giù a Verde Azzupoli, ma non voglio dire falsità. No, ok, è ancora chiusa, va bene. Quindi, se io volessi... No, qua non posso passare perché dovrei... Da Aranciopoli se utilizzerei il tunnel di che tornerei in punti che non dovrei, cioè dove non posso passare. Quindi l'unica soluzione ormai è prendere il tunnel roccioso per poter andare a Lavandonia. Quindi andiamo, scusate se velocizzo così tanto, ma questa strada veramente in queste poche parti l'ho fatta milioni di volte, e quindi preferisco non aver da rifare tutto. Quindi dobbiamo passare di qui. Dimmi che il vecchietto se n'è andato, perché altrimenti non saprei proprio dove dover andare. No, è ancora qui. No, è scomparso dal nulla. L'avete visto anche voi che è scomparso, no? Io sì. Ok, il tunnel è qui. Facciamo due cose. Utilizziamo subito Flash. E andiamo subito a prendere i Rebellenti Max. Di qua. Di qua. Rebellente Max. Molto bene. Ok, allora andiamo. Scendiamo. Quindi, proseguiamo la strada di qui per vedere che non ci sarà niente. Probabilmente ci saranno solamente strumenti utilizzando spaccaroccia. Di qua invece si può fare... Non si può fare... No, no! C'è una Pokéball qui. Dove ottengo un revitalizzante. Vabbè, sempre utile. Saliamo. Superiamo questa zona dove troveremo niente, no, altre scale. L'effetto repellente è finito, quindi riutilizziamo il repellente max subito all'istante. Allora, di qua c'è da usare scala roccia che io non ho ancora, ma fortunatamente qui c'è una scaletta che ci porta in quest'altro punto qui. Lì c'è l'uscita se vogliamo, ma prima di tutto prendo qui la Pokéball che è un elisir. Non so se posso andare anche di qui. Sì, ok, bene. Quindi, sì, infatti, se voglio andare qui sopra a prendere lo strumento, lo prendiamo. Ed è l'MT57 Flying, che non so cosa sia per il momento. Vediamo. 50, 56 Flying. And default attack, its power and effect depend on the item. È privazione, ok, ho capito. Ma abbiamo già finito il tunnel roccioso in meno di 2 minuti. Percorso 10, siamo quasi a Lavandonia. Quindi andiamo ancora di qui, sopra la strada. Passiamo dietro a lui dopo averlo sfidato, perché c'era uno strumento che potevamo prendere utilizzando la mossa forza. E quindi ovviamente andiamo a vedere di che si tratta. Due Pokémon che abbiamo messo facilmente KO con Sceptile, uno Quagsire e uno Slowbro. Fortunatamente l'effetto repellente finisce giusto ora, e qui, dato che ho Ariama con forza, posso utilizzarla per prendere la Pokéball che è nascosta qui, che è l'MT69 Policrosh Vishiroccio, di non me lo ricordo come si chiama. Lucidatura, Lucidatura, ok. Lavender Town, that's quite some building, eh? It's counter radio tower. Qui, nella torre radio. Di qua non possiamo andarci, ma parlando con lui. Thank you, I never lost my job. Thanks to you, I tell you you're a lifesaver. Prendi questo come ringraziamento perché gli ho salvato la vita, dato che sarebbe stato licenziato se non avessi messo a posto la centrale elettrica. E otteniamo il programma radio di Kanto, dove avremo anche il Pokéflauto che potremmo utilizzare per svegliare Snorlax. Prima di tutto facciamoci anche un giro alla Lavandonia. Casa della memoria, magari possono gli spiriti Pokémon riposare in pace. E tu? Le persone vengono qui da tutte le parti per porgere i loro rispetti ai Pokémon defunti. Benvenuto. Sembra che alleni Pokémon con amore. Coloro che amano i Pokémon vengono qui per portare i rispetti ai Pokémon. Pay homage to the spirit of Pokémon, so they will make them happy. Sì, ok, va bene, portiamo i nostri rispetti. Ciao ciao.
Canto as many good radio shows. Have you heard of Magma Stone? It's a rare item said to have the most awesome chemical properties. Give it to me, I'll trade you the special item in exchange for it. Magma Stone? Nope. Qui c'era uno che... Hello there, I'm the name writer. Cambia nome, ma non mi interessa. Donna, che cosa inquietante che era. Casa del volontariato di Lavandonia. Can you believe it? Some people get worried with taking care of Pokémon. Grandpa takes a search for homeless Pokémon to take care of them. Ok, grazie per avermi detto che cosa fa. Noi adesso andiamo nel centro Pokémon, dove ricarichiamo la squadra e salviamo Lavandonia nella nostra mappa. Ora potremmo decidere se andare a passare da Aranciopoli, svegliando lo Snorlax, oppure passare da qui tranquillamente per andare a Fuxiapoli. Io passo da qui perché almeno vedo tutto e Snorlax al massimo lo andrò a vedere dopo. Perché prima voglio andare a vedere se riesco a battere Koga. Non è Koga, è Nina. Sto cercando di evitare più allenatori possibili perché non mi va di fare altre sfide, sono veramente stufo. Qui... cosa ci fai tu qui? Oddio, hai trovato il mio resort segreto. I used to like living in the deep of the valley, but I've grown quite used to this side. Comunque vorrei farti un regalo. Il Pokémon di età non è uno starter di canto. Allora probabilmente intendi Charizard. È certamente un Charizard, sono sempre stato fan di quel Pokémon. Beh, ecco qua. Fai spazio nella tua squadra, vaffanculo però. Ci regalava un Pokémon che non so quale sia, perché ovviamente non ho uno spazio libero in squadra, che non importa, andremo a vedere qual è. No, aspettate, dove vado? Qua c'è uno strumento. Ok, quindi utilizziamo taglio. Andiamo a vedere che lo strumento è calcio, ma vabbè. Possiamo andare avanti tranquillamente ora. Qui ho un'altra zona con un altro strumento, che è un flauto giallo. Vabbè, sempre utile. Utilizziamo ancora Surf per arrivare fin qua. Percorso 13. Un avicoltore. Staraptor. Utilizziamo lanciafiamme. Agilità. Un'altra lanciafiamme. Ciao ciao. Quindi è stato abbastanza facile. Se tu pensi di fregarmi così, guarda. Ops, chiedo scusa. C'è rimasto male. No, dai. Ok, finito l'effetto repellente. Non è male. Ok, qua c'era uno strumento nascosto, allora mi ricordavo bene, era calcio. Da qualche parte ci sono ancora strumenti nascosti. Per il momento voglio solamente cercare l'uscita per questo posto qui, che non mi piace. Siamo Surf su Hippodown, che lo mettiamo... Wow. Ok, scambiamo i numeri di telefono prima di mangiare. Trinity, look right there at the east side of the post. Va bene, qui dovrebbe esserci un altro strumento? No. No, ok, qua non c'è. Quindi probabilmente devo passare di qui per andare avanti. Superiamo questa zona. E vediamo di qui. Ah, ok, c'è il tizio che si è girato ovviamente cercando di sfidarmi. E ce l'ha fatta. Quindi utilizzo volo, non voglio che... mi attacchi con Flozzel, ce l'ha fatta resistere, quindi... Boh, andato. Bene. Ok, andiamo avanti ora. Ok. Mascoran, un bel lanciafiamme. E un altro lanciafiamme. Per sconfiggere anche lui. Lì c'è un avventuriero, quindi molto probabilmente devo mettere... Gyarados. Fraligatr davanti. Non azzeccherò mai il nome di Fraligatr al primo colpo. Quindi lo sfidiamo ormai, perché tanto ci avrebbe sfidato in qualunque caso. Quindi va bene. Zian Surf, super efficace. Golem, un altro Surf. Bronzong, ancora Surf. Ah, adesso no, ce l'ha fatta resistere, ora non più. Benissimo. I'd like to battle with you again, let's trade phone numbers. Tutti che vogliono il mio numero, devo essere così famoso. Wow. Quindi, ti farò uno squillo appena sarò pronto per lottare, ma guarda no.
Non vedermi, non vedermi. Da. Questo non era quello che avevi tre starter. No, solo jump buff. Vabbè, non è che sia durato più di tanto. Però Lira, basta. Sei un peso. Oh, madonna. Quanti ce ne sono lì? Facciamo così? Ok, bene. E cerca di capire che non ti rispondo perché non me ne frega un cazzo di quello che vuoi tu. No, aspettate che l'effetto repellente era finito. Usiamolo subito, prima di evitare problemi. Stiamo superando questo percorso per poter arrivare da nessuna parte. Perfetto, sono bloccatissimo. Torniamo indietro. E allora passeremo da qui. Ehi, se girato non avrei mai detto. Marasect, utilizziamo Bora. E lì, per provare a utilizzare Bora anche contro di lui, riesce a resistere, quindi utilizza anche Cascata. E un Vespi qui in un'altra cascata. Vado ad utilizzare di nuovo Bora, ma non importa, va bene così. Ehi, non resistere, per favore, grazie. Sì, puoi avere il mio numero, va bene, va bene, va bene. Ora possiamo andare avanti. E non credi che... Allora, che strano, si gira... Dai, diamine. Questa è proprio un'infamata. Ah, il Lumis... Ok, mi avevi fatto finire Bora, quindi te lo concedo. Ok, primo Pokémon a livello 70, Fraligator. Il nostro buon starter. Trovo PP Up, ma non mi serve. Siamo arrivati finalmente a Fuxiapoli. Yes! Fuxia City. Possiamo tranquillamente allora prenderci un giretto. Un attimo di pausa per andare a vedere. Oh, Krakos. Have you seen the Horde of Shelter outside? Sì, allora... Qual è il problema? Che carini. Cosa the Pokémon was able to get riled up. Now we are sharing with Shelter. C'è da morire. Ok. Tutti bloccati. Thank you for saving me from the gang of Pokémon, but I was so frightened that I can't stop moving like this. Quindi se succedendo qualcosa con i Shelter, probabilmente questa è la cosa extra che ci sarà in questo momento. Sì. Voglio andare a vedere, perché se c'è Joy che è lì, chi è che mi ricarica qui? Infatti qua la palestra è bloccata. The shelter situation has caused quite a ruckus. Jenny is probably around the city somewhere trying to fix it. Sto cercando di risolvere il problema. Luke is about your response. Grazie. Molto gentile, veramente. Allora, andiamo. Andiamo. Da Nina e da Joy. Venomoth, use Bug Buzz. Ice World is endless. Oh, ciao. Cosa? Ho sentito di te dall'altro dagli altri capolestra di canto. Ma sei arrivato in un ottimo momento. Oh, che brutto, dipende da come lo vedi. Dobbiamo liberarci di questi Shelder e Cloyster. The gang should open leave, but not join and broken with this lot. I'm more inside the wall park building, so it's going to take us a bit a while. Ok, quindi dobbiamo sconfiggere semplicemente tutti i Cloyster che girano intorno qui alla città. Per fare questo dobbiamo cercarli e mettere KO. Siccome abbiamo girato la città, so già dove sono. Uno dei primi Cloyster è qui. Sono a livello 54, va bene, meno male. Utilizziamo Leaf Blade. Resiste con pochissima vita, vabbè, magari lo catturo, lo tengo lì nel box. Ok, uno è stato catturato. Water Ice. E alcuni sono stati andati. Alcuni Shelder se ne sono andati via. Quindi, l'altro Cloyster era qui. E no, non mi sembrava ce ne fossero altre. Ce n'era uno dentro al centro Pokémon, che adesso andiamo a vedere se lo conta come sfida da fare. Leaf Blade. E cut. Ok. E anche questo è andato. After the Cloyster was defeated, some of the... Ehi. Va bene, allora. Vediamo se ci rimane anche veramente quello dentro il centro Pokémon da sconfiggere. Altrimenti vuol dire che abbiamo finito e dobbiamo ritornare a parlare con Nina. Quindi... Ehi, vuoi entrare? Sembra molto diverso il Cloyster. È shiny! Bene, bene, è shiny!
dobbiamo cercare di catturarlo, solo perché è shiny. Dai. Boom. Ok, ora dovrebbe catturarlo. Te usa Ultra Ball. No. No. Ah, là. Ok. No, non diamo nessun nome a Cloyster, solo perché era shiny. È stato sconfitto. Te cosa c'entri qua, scusa? Yeah. Questo se ne è accorto dopo di quello che è successo. Che figata, era shiny. E io ce l'ho fatta. Silwind. Sconfitti. Ok. Questo dovrebbe essere. Dovrebbe andare bene. Spero di aver fatto come avrebbe fatto papà. Comunque, Teo, ho apprezzato l'aiuto che ci hai dato per questa situazione. Sarebbe un mio onore sfidarti per la Soul Badge. Ok, sono nella palestra, non metterci troppo, ok? Va bene, quindi anche Joy se n'è andata al centro Pokémon. E ora Nina vuole sfidarci e noi ovviamente accettiamo la sfida con molto e molto piacere. Ricarichiamo la squadra e andiamo nella palestra, dove dovremo sfidare anche lei. Quindi, io ora ho 11 medaglie, ok, me ne servono altre 5. Da qualche parte c'era il... Era così facile? Ah, è stato così facile! Wow! Che figata! Allora, sono Nina di Fuxiavoli. La capolestra è Fuxiafoli. Come ho detto prima, grazie per avermi aiutato. Per aver aiutato me e tutti quelli che abitano a Fuxiavoli. Ma questa è la palestra, quindi adesso sono professionale e temo per la nostra battaglia. Va bene. Mi pare giusto, non mi posso lamentare. Ok, tanto provo con che metto un Aridos, livello 58. Cambio Pokémon e mettiamo subito Charizard. Lui utilizza Bug Bite, Coleo Morso, ma io utilizzo Lanciafiamme. Probabilmente per metterlo capo all'istante? Molto probabilmente sì. Ora che è super efficace Aridos, non penso possa resistere. Più con la Choice. L'avrei messo capo in qualunque caso. Sto per utilizzare Quinfish, quindi dato che non posso cambiare mossa, mettiamo anche Ambrose, poverino, che altrimenti sembra discriminato. No! Sbagliato mossa, ok, sbagliato mossa. Utilizza Veleno Puntura mentre io sono paralizzato. Continua. Ma fallisco l'attacco. Non so se può mettermi KO, resisto con 2 di vita. E riesco ad attaccarlo con 2 di vita. Vai così. Super efficace su Quigglefish. E ci saluta. Ciao bellissimo. Ok, la prossima scelta è Drapion. Drapion non mi ricordo mai le mosse, ma sì. Qualche mossa super efficace ce l'ha. Full Restore. Per ricaricarlo completamente. E utilizziamo Power Gem. Ah no. Ta-ta-ta-ta-ta. Quindi Power Gem lo colpisce, ovviamente gli fa poco. Fa poco e niente. Quindi mettiamo Charizard. Proviamo a vedere con Charizard cosa riusciamo a fare. Facciamogli un bel fuoco bomba. Che lo colpisce in pieno. La mossa non so se lo mette capo. Se lo fa meglio così. Sì, ok, ce l'ha fatta. Quindi Drapion ci saluta. Adesso sarebbe un ottimo momento per Espeon. Infatti sta per mettere Weezing, quindi mettiamo anche noi Espeon. Psichico. Psichico super efficace, non ce la potrà fare Weezing. Secondo me. Vediamo. Speriamo. E Weezing è andato. Cosa avevo detto. Poi c'è Venomoth. Utilizziamo l'altro psichico. Ah no, porca Eva. Cristo. Veloce Charizard. Mi servi tu. Un bel fuoco bomba. Boom. Così in pieno, proprio in faccia. Super efficace. E Venomoth. Ciao ciao. Quindi rimane un ultimo Pokémon che sarà Mac. Secondo voi? Vuole imparare Aura Sphere? Sì. Togli subito Morso. Ah no, è Toxicroak, niente. Utilizzo, vabbè, allora comunque fuoco bomba per vedere cosa gli può fare. Perché se lo mette KO, bene. Se non lo mette KO, bene lo stesso. E lo mette comunque KO, quindi abbiamo sconfitto anche Nina.
Abbiamo sconfitto Nina. Quindi mi hai, hai sconfitto il mio Koga. Mio padre è membro degli Super 4 per venire fin qui. Non importa quanto sei forte, hai comunque vinto. Ecco la Soul Badge, prendila. E riceviamo la medaglia. Sei così forte, ho anche un regalo speciale. It's a poison gel, poison type, mi bla bla bla. Fa avvelenare le sue vittime. E mi darà anche il suo numero. Ok, bene. Ora, ho ancora un po' di tempo per fare qualcosa. Quindi tecnicamente potrei semplicemente andare dalla pista ciclabile fino ad Azzurropoli. Ci sta, no? Jimmy, non mi rompere cazzo. Passeremo dalla pista ciclabile per andare, perché voglio comunque passare da lì. Oh. Perché non si può? Scusate. Sì, c'è Snorlax da andare a catturare, ma di Snorlax porta niente, tecnicamente. Ehi, te, solo per i ciclisti. Ok, ti va bene così? Grazie. Rompicazzo. Eh sì, è solo per chi ha la bici, questo qua è in moto. Non vale così, eh. Questa è discriminazione nei miei confronti. Ho fatto una cazzata, lol. Charmeleon, come? Vabbè, Machoke anche lui se ne va. Non vale, dai, scusa. Che carina che era fatta così. No. Fuoco bomba. No. Se vuoi solo attaccarlo così. Ehi, cosa cazzo è stato? Psichico. Ninja psichico. Boom. Non importa che tu sia veloce, sono comunque più forte. Ok, andiamo avanti. Stiamo attenti. Ah, sono mica scemo, eh. Scemo sì, pazzo no. Ah, qui il classico mucchietto di erba con un Galpin. Scappiamo. E percorso 16, ok, ce l'abbiamo fatta arrivare fino alla fine. Tu. No, non sarà here, it's downhill, so it's totally accelerating. Io preferisco il basico, don't you? No, non me ne frega niente. Percorso 16, che bello, carino. Qui c'è qualcosa di nascosto, no? Una casetta. If you cruise down the Sealing Road, you will end up in Fuxia City. Ciao, ciao. Vuoi sentire a 36, una parola cool? Starboard. Contento te di dirmi queste parole cool. Ma a me non me ne frega proprio niente. Quindi evitiamo tutto per andare ad Azzurropoli. Faccio una cosa diversa dalle altre. In questa parte sfido anche la palestra. Nella prossima visito un po' la città e vedo un pochettino tutte le città che devo ancora visitare. Ovviamente ne ho ancora tante da vedere e ancora tante dove devo battere la palestra. Quindi andiamo subito dalla palestra, così almeno termino l'episodio. E come ho detto, nella prossima partirò con le altre città. Cioè, prima visito bene questa, che sicuramente c'è qualcuno che ci vorrà dare qualcosa. Item take. Sì, per il momento gli tolgo lo strumento perché ho bisogno di attaccare. Oddio. Ai, mi piove addosso. Ah, quindi. Ma questa palestra quindi era così facile? Non me la ricordavo così facile. Probabilmente perché non capivo da che parte dovevo passare. Ah, sì, era facile. Non ho dovuto sfidare nessuno per andare da Erika. Che bello. Ciao. Tempo meraviglioso, non è vero? È così tranquillo. Mi spiace che bla bla bla. Il mio nome è Erika e sono la capolestra di Azzurropoli. Oh, sei da Yoto? Che carino. No, chiedo scusa, non ho capito che volevi sfidarmi. Non posso perdere. Questo è ancora da vedere. Ok, quindi porta la sfida anche contro Erika. 6 Pokémon contro 6. Primo è Jamblaff, livello 62. Subito lanciafiamme. Senza pensarci due volte. Bam, sparato proprio in faccia, in the face. Quindi super efficace. Jamblaff ci saluta. E intanto ottengo il livello 64. Erika sta per mettere l'Iafon.
Quindi utilizziamo volo, non so che mossa posso utilizzare. Ah, utilizza danza spada. Utilizza un altro danza spada, ma io utilizzo lanciafiamme perché attacco prima e lo distruggo. Sì, sì. Quindi Charizard ha sconfitto anche Leafon. Quindi la prossima scelta sarà Victreebel. Victreebel livello 63, utilizziamo un altro bel lanciafiamme con la mossa che è super efficace. Sicuramente lo metterà a capo, dai, io credo in Charizard. Sì, vai così. Allora, ora Tangrowth. Utilizziamo Fire Blast stavolta, va? È più potente, ho più possibilità di metterlo a capo. Colpito in pieno, super efficace. Ah, un livello in più rispetto al mio, non me ne ero accorto. Ora sì. Quindi anche Tangrowth ci saluta. Bene, questa sfida è una delle più facili della regione di Kanto. Sicuramente, sicuramente. Questa per mettere Meganium, un altro Fire Blast. Boom. Anche Meganium ci saluta. Ultimo Pokémon, Bellossom, livello 63. Altro fuoco bomba e altra vittoria, sicuramente. E così passo a... sono a 13 medaglie, mi sembra, sì. Yes. Tatar. Sì, sono 13 perché poi manca Zafferanopoli, Isola Cannella e... Verdazzupoli, sì. Sembra che ti abbia underestimated. Non ti abbia preso un po' sotto gamba. Ti concedo la sconfitta. Sei veramente forte. Devo darti la medaglia Rainbow, la medaglia arcobaleno. Anche questa medaglia è stata ottenuta. MT-19 è giga assorbimento. Potrei insegnarla tranquillamente a Sceptile, ma per il momento no. Io termino quell'episodio, spero che sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione, ci rivediamo alla prossima parte, un saluto a Teo e ciao ciao!